Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi la dottoressa Maria Cristina Perilli, psicoterapeuta esperta nella cura e nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico, che ci parlerà di Spazio Gio, nuovo sportello aperto all'ospedale San Carlo di Milano, di cui lei è responsabile. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno e grazie per questo momento di condivisione. Innanzitutto comincerei chiedendole di parlarci proprio del progetto di Spazio Gio, di come è nato e di che cosa si tratta nello specifico. Certo, molto volentieri, anche perché per noi è molto importante farci conoscere, perché più persone sanno che esiste uno spazio del genere e più possiamo cercare insieme di prevenire o comunque cercare di allargare il numero di persone che possono accedere ai servizi di cura del gioco d'azzardo patologico. Quindi già da alcuni anni io avevo pensato di creare uno sportello in un luogo neutro perché ai servizi per le dipendenze, i SERD, che sono deputati alla cura di tutte le dipendenze, quindi non solo le dipendenze da sostanze lecite o illecite, ma anche dalla cura dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, arrivavano molte, molte meno persone rispetto a quella che è la percentuale dei malati in Italia. L'ultima ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità parla di un numero molto elevato di malati, confermato anche da altre ricerche. Si parla di 1,5 milioni di persone che giocano già in maniera patologica, più altre, insomma si arriva a circa 5 milioni di persone che in Italia giocano d'azzardo, comunque non in maniera sana. Certo, quindi quello del gioco d'azzardo è un problema trasversale che riguarda varie fasce d'età oppure ne colpisce alcuni in particolare rispetto ad altre? Allora, il problema del gioco d'azzardo è un problema assolutamente trasversale che colpisce tutte le fasce d'età, tutti i ceti socioculturali, economici in assoluto, ma noi abbiamo pazienti famosi anche piuttosto che persone che fanno fatica anche a sbarcare il lunario, piuttosto che casalinghe, c'è una varietà. Diciamo che purtroppo viene chiamato il gioco d'azzardo una tassa sulla speranza, perché le persone che non hanno più nulla da perdere, quindi le persone che hanno già problemi magari economici a tirare avanti, sono portate un po' di più a giocare d'azzardo e a così a puntare sulla speranza di cambiare la loro vita, che difficilmente riusciranno a cambiare per i canali classici del lavoro e in realtà che con una visita al gioco d'azzardo potranno sistemare. Il motivo per cui ho pensato lo sportello, come dicevo, di creare lo sportello, è stato perché di queste persone non molti arrivavano ai servizi per la cura e soprattutto non arrivavano le donne e i ragazzi. I motivi sono molti. Innanzitutto per l'immaginario collettivo, e poi lo è stato per molto tempo anche realmente, non solo per l'immaginario, i SERD erano i luoghi dove si curavano le tossicodipendenze e quindi io sono un giocatore, lo sono un tossico, cosa vado a fare lì, eccetera. Tante persone non sanno che esiste un servizio completamente gratuito dove si può andare anche in anonimato per la cura del gioco d'azzardo patologico. Le donne sono ancora in Italia molto legate allo stereotipo addirittura dell'angelo del focolare, ma comunque di coloro che aiutano a salvaguardare l'economia domestica, per cui difficilmente arrivavano i SERD, ne arrivavano pochissimi, mentre molti uomini arrivavano accompagnati dalla moglie, dalla compagna, le donne erano veramente poche. E infine i ragazzi, proprio l'anno scorso, sotto i 18 anni, non è arrivato neanche un ragazzo ai servizi di cura, mentre le ricerche anche del CNR provano che gli studenti giocano tanto e addirittura l'8% degli studenti gioca in maniera non molto sana e il 3% gioca in maniera patologica. Quindi l'idea era quella: proviamo a vedere se creando un luogo dove le persone possono passare davanti anche solo casualmente, dove si possono fermare a parlare senza aver paura di essere riconosciuti da un vicino o da qualche conoscente che gli dice: ah, ma quindi se sei qui in un servizio per la cura dei tossicodipendenti ci avrai qualche problema anche tu.
E si è pensato proprio l'atrio, l'atrio dell'ospedale. Certo, e quali sono le persone, anche in base all'esperienza dello sportello giù, più difficili da intercettare e da raggiungere? Perfetto, mi piace questa domanda perché purtroppo da una parte mette in luce un successo e dall'altra parte una difficoltà che ancora cerchiamo di affrontare. Innanzitutto lo sportello è aperto solo da 6 mesi, quindi è veramente un tempo molto piccolo. A Milano ce ne sono altri due che sono aperti da un pochino più di tempo e sono quello del Niguarda e quello del Fatebene Fratelli. Il nostro è aperto appunto da 6 mesi e abbiamo raggiunto l'obiettivo di intercettare molte donne. Veramente molte donne. Diciamo che le donne giocano molto d'azzardo, molto molto più di una volta. Era un rapporto 1 a 10, adesso è un rapporto 1 a 3, 1 a 4, per cui insomma giocano tantissimo e ai SERD ne arrivavano pochissime. In realtà noi siamo arrivati a un rapporto 1 a 4 di donne, quindi abbiamo intercettato molte donne. Beh, magari spiego anche come funziona lo sportello. La cosa bella è che tutte hanno accettato poi di affrontare un percorso di cura. Fallimento, insomma, è una parola un po' grossa, però diciamo ancora, non siamo riusciti a intercettare quella fetta di popolazione giovanissima. Sono arrivate le mamme, sono arrivate i papà, sono arrivate le insegnanti disperate perché le persone giocano. Abbiamo intercettato anche un ragazzo di 21 anni e un altro mi ha chiamato venerdì, che è la mamma che verrà con il ragazzo, però è poco, ma purtroppo i ragazzi faticano a comprendere che una cosa che è legale, che è autorizzata e anzi è sponsorizzata dallo Stato e che sia così facile accedervi sia una cosa illegale. Quindi illegale nel senso che non si può giocare sotto i 18 anni, è vietato dalla legge e oltretutto faticano anche a comprendere di avere un problema. Certo, e in tutto questo percorso che ruolo assumono i familiari dei soggetti che presentano comportamenti di gioco problematico? Quali sono le cose da fare, quelle invece assolutamente da evitare? Come si devono comportare? Allora, noi diciamo che per ogni giocatore d'azzardo patologico ne fanno le spese dirette 7 persone, in genere l'entourage familiare. Anche la famiglia spesso non si accorge del problema che c'è in casa, spessissimo. Il gioco d'azzardo è raggiungibile ovunque, ovunque, non devi perdere tempo a cercarlo o andare come una volta che si andava ai casinò, è ovunque. Per di più si può giocare online, in casa, tranquillamente, mentre si è a letto, in bagno, in cucina, e quindi non si ha questa consapevolezza del familiare che sta giocando d'azzardo. L'online adesso è salito alla ribalta anche per le scommesse dei calciatori, eccetera, ma comunque l'online è esploso. Una volta era una piccola fettina del gioco d'azzardo, adesso lo ha raddoppiato, nel senso che sui 136 miliardi giocati l'anno scorso, più di 70 miliardi sono stati giocati, spesi per il gioco online. E quindi è ovvio che l'online è un attimino così, una fetta più nascosta e più difficile da scoprire. Spesso ne fra i familiari c'è un rapporto di fiducia, per cui non si controlla il conto bancario. Quello che succede spessissimo, e succedeva soprattutto ai SERD, è che le persone arrivassero a chiedere aiuto quando ormai avevano situazioni economiche disastrose. Disastrose. E la molla economica è quella che ha portato più spesso le persone a chiedere aiuto. Difficilmente c'è la. Le persone arrivano con già la consapevolezza di essere malati, perché il gioco d'azzardo patologico è una malattia e questo è importante che sia capito da tutti. E quindi se io sono malato mi curo generalmente, chiedo aiuto agli specialisti e così deve essere per il gioco d'azzardo. Ma ripeto, quello che succedeva in passato è che ne arrivavano pochi, adesso agli sportelli che sono un momento di aggancio, ne stanno arrivando molti e gli sportelli li accompagnano ai servizi di cura. Si spera in questo modo di intercettare una fetta più grande di popolazione e speriamo di intercettare anche, i ragazzi, visto che il problema riguarda anche loro. Certo, e prima di salutarci le chiedo se desidera aggiungere qualcos'altro e di darci anche i riferimenti e i contatti per chi eventualmente volesse rivolgersi allo sportello di Spazio Gio.
Sì, allora, diciamo che volevo aggiungere semplicemente un po' come funziona lo sportello, perché mi sembra importante. Allora, lo sportello è proprio sito nell'atrio dell'ospedale ed è raggiungibile da chiunque ci passa davanti e può raggiungerlo senza problemi. Non occorre assolutamente una richiesta del medico, non occorre nulla. L'accesso è gratuito, immediato, eccetera. Noi fissiamo un primo colloquio, ovviamente che non avviene nell'atrio dell'ospedale, avviene in luogo più tranquillo, dove si fa un lungo colloquio con la persona per cercare di capire cos'è che l'ha portata a giocare d'azzardo, perché il gioco d'azzardo patologico è la punta dell'iceberg di una difficoltà più profonda. E insieme alla persona, e questo probabilmente è ciò che fa sì che poi non ci sia l'abbandono della cura, si concorda un percorso di cura e quindi l'invio ai SERD che a Milano, in Lombardia, in Italia, perché ovviamente in ospedale arrivano anche da altre parti d'Italia, c'è arrivato anche un ragazzo dalla Svizzera, insieme si invia al servizio di cura e si inizia il percorso di cura. Questo è un po' come funziona lo sportello. L'altra cosa, mi scusi se rubo ancora un minuto, importante che facciamo la formazione a tutto il personale sanitario degli ospedali, perché spesso anche i sanitari non indagano a fondo le patologie che portano i pazienti se sono legate almeno a una forma di gioco d'azzardo. E abbiamo rapporti continui con tutto il territorio, con i municipi dove diamo le nostre locandine in maniera che le persone sappiano che esistiamo. A questo punto le do il numero di cellulare, che è il cellulare dove rispondiamo praticamente sempre, ed è 331 269 3948. Questo è il numero del cellulare, è la linea proprio specifica solo per lo sportello e in più c'è anche una mail che è spaziogio, tutto attaccato senza accenti, quindi spaziogio chiocciola ASST-santipaolocarlo.it e quindi questa è la mail diretta per chiunque vuole chiedere aiuto, magari senza venire lì allo sportello, ma via mail o via telefonica. Perfetto, io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Io ringrazio voi per averci aiutato a farci conoscere e auguro altrettanto buon lavoro. Buona giornata. Arrivederci.